Siamo a pochi chilometri a nord del centro storico, lungo la riviera che conduce a Capo Peloro, e quindi la posizione in cui ci troviamo è prospiciente l'area centrale dello stretto. In questa posizione sorge una delle ville più cospicue della città di Messina, la villa o intesa Villa Bosurgi o Villa Pace o Villa Sanderson se risaliamo alle origini. Tanti altri ancora prima, già a partire dal 600, la bellezza straordinaria, veramente struggente di questo spazio che separa il centro storico di Messina dal Capo Peloro, si stabilirono tutta una serie di presidi. Vorrei ricordare che proprio in questa villa fu ospitato il Kaiser Guglielmo II, imperatore di Germania. Questa che vediamo, i resti di quella che fu la banchina del Kaiser, perché in occasione della sua visita Guglielmo II, imperatore di Germania, pare che si sia seduto in questa banchina per ammirare la bellezza struggente del paesaggio dello stretto. Appunto, ora la vegetazione è cambiata, si è sviluppata e quindi non si coglie con immediatezza come in passato, però dalla lanterna del Bontorsoli, dalla zona falcata fino a Capo Peloro, a Scilla e tutta la Calabria di fronte a noi veniva colta in un unico sguardo, stando seduti in questa panchina che poi è stata protetta da una tettoia realizzata con una tecnica particolare che sappiamo dal nostro operatore fu realizzata da suo nonno che fu dipendente dei Bosurgi nel primo Novecento e che si chiamava Balsamà e che incatenava con una tecnica particolare che fu usata poi in maniera diffusa all'Isola Bella per mimetizzare la struttura che era in cemento armato, come nel caso di questa tettoia. La struttura in cemento armato veniva vestita o rivestita da questi blocchi di calcare con chiglifero che venivano legati con il ferro all'interno. Era una tecnica non invasiva che evitava l'uso del coibente, del cemento o della calce ed era efficace, tant'è che ancora il cemento si è corroso mentre le pietre sono rimaste ben legate tra loro. Quindi un luogo anche questo della memoria che ricorda il passaggio di personalità illustri dalla nostra città accolte da una famiglia altrettanto illustre che soprattutto ha dato lustro alla città di Messina nell'Ottocento e ancora nella prima metà del Novecento. La villa che occupa tutta la parte che dalla litoranea arriva fino alla panoramica e il terreno, la proprietà si estendeva ancora oltre Piemonte, uno spazio incantato direi che però attende una rivalutazione, un recupero come merita un luogo così prestigioso. A parte il passato noi guardiamo al futuro e auspichiamo che Villa Amalia, Villa Bosurgi, Villa Pace non riposi in pace come di fatto fa, ma ritorni a interpretare il ruolo che gli compete come eccezionale dimostrazione di quella che è stata
la vita nella nostra città ancora nel XIX secolo e per tutta la prima metà del XX secolo. L'acquisizione da parte dell'università tende proprio a rivalutare questo spazio ed è quindi questo l'auspicio che tutti facciamo perché al più presto questa villa ritorni ad essere di tutti i messinesi.